Mi pare che ieri sia stato dato un segnale molto chiaro da parte della Presidente della Commissione europea. Noi abbiamo ribadito, l'ha fatto il Presidente del Consiglio, l'ho fatto io, l'abbiamo fatto tutti i ministri della Repubblica, e l'Italia continuerà insieme all'Europa, insieme all'Occidente, a difendere il diritto dell'Ucraina ad esistere, a difendere il rispetto del diritto internazionale. Abbiamo inviato l'ottavo pacchetto militare di sostegno all'Ucraina. Perché? Perché siamo convinti che se l'Ucraina dovesse perdere da un punto di vista militare, non ci sarebbe più la possibilità di raggiungere la pace, sarebbe una sconfitta e non una pace. Noi invece vogliamo che si raggiunga la pace, ma la pace si può raggiungere soltanto se ci sono due contendenti che si confrontano, non c'è un vincitore e un vinto. Chi ha violato il diritto internazionale? La Russia. E quindi va rispettato il diritto internazionale, va messa l'Ucraina nelle condizioni di poter, quando sarà il momento, e mi auguro che arrivi il prima possibile, un accordo di pace che sia una pace giusta, come abbiamo sempre detto, con la Russia. Noi vogliamo che si raggiungano obiettivi di pace, ma ripeto, la pace non può significare lo stravolgimento del diritto internazionale, non può valere la regola io sono più forte, decido, invado un paese, perché questo è inaccettabile anche dal punto di vista del diritto internazionale. L'Ucraina sta difendendo la libertà, la sua libertà, quella dell'Europa, quindi noi abbiamo il dovere di sostenere non soltanto dal punto di vista di aiuti di tipo militare, ma anche con aiuti alla popolazione civile, soprattutto durante l'inverno. Come sapete, noi stiamo lavorando per la ricostruzione della cattedrale di Odessa bombardata dai russi, quindi anche difesa del patrimonio culturale ucraino, che è patrimonio dell'UNESCO, quindi anche patrimonio nostro. E l'Italia, come sapete, nel 2025 guiderà l'Organizzazione Mondiale per gli aiuti all'Ucraina, e dove sono convinto debbano esserci sempre più privati, perché poi dobbiamo pensare anche al futuro, e il futuro dell'Ucraina è all'interno dell'Unione Europea. Naturalmente si dovranno rispettare i tempi, le regole che tutti quanti devono rispettare. Abbiamo dato il via libera all'avvio della trattativa perché in questo momento è giusto dare all'Ucraina un segnale di speranza. Questo non significa che noi dimentichiamo gli altri paesi dei Balcani, che sono già paesi candidati, e io sono per accelerare i tempi dell'adesione di quei paesi anche prima del 2030, data indicata dal presidente Michel. Io credo che si possa e si debba fare prima, perché questi paesi da anni desiderano far parte della Unione Europea, e noi dobbiamo fare in modo che quei paesi il prima possibile possano far parte della nostra Unione.